forza, si giocherà dopo domani. Dimentichiamo una bella vittoria con la regina e pensiamo tutto a Genova. Sì. Non sarà facile. Hai visto il Genoa ieri? Sì, l'ho vista tutta. Va bene, nel derby non puoi mai giudicare una squadra perché tensioni, pressioni e poi la storia del derby che parla. Quindi hanno messo tutta la partita, hanno fatto tutta la partita a livello agonistico, a livello di anche qualche di scontri fisici più che altro. Non ho visto un bel calcio, Una onestamente. battaglia, sì. Una battaglia. E penso che mercoledì sarà un'altra partita. Dove noi dovremo sfruttare prima tutto il giorno e mezzo di vantaggio che abbiamo e poi anche loro dando tutto a livello mentale perché il derby ti porta sempre un calo di tensione dopo, dobbiamo essere bravi a sfruttare quello soprattutto. Tornando a sabato, si è fatto un gran parlare del secondo gol di Natale, giustamente, però l'assist, insomma, non era da meno. L'hai visto? Ce lo vuoi raccontare? L'avevi visto partire di Sì, Natale? vabbè, ha Cosa? messo partire Totò e poi ci ha pensato lui. Però te lo senti un po' tu, sto gol, no? Ma posso dire che ho fatto un bel passaggio, però lui ha fatto un gran gol. L'intesa con il a centrocampo sta crescendo Sì, partita sì. dopo partita. Beh, con il mi trovo abbastanza bene. Sì, ci parliamo in campo, anche se lui non parla bene la lingua, però è molto intelligente, capisce, poi tatticamente è bravo, quindi non è. Lui corregge me quando io sbaglio, io correggo lui quando sbaglio, l'importante è che c'è complicità insieme, perché là è una parte del campo che diciamo che è la più difficile di tutti i tre settori. È da lì che passa il fulcro, è da lì che passano le azioni anche offensive degli avversari, quindi se noi siamo due bei, tra virgolette, cagnacci da centrocampo, fanno più fatica gli avversari. Che caratteristiche ha? Cosa ti piace di questo ragazzo nuovo che sta giocando Che è quest'anno? tosto. È tosto, non dico. No, ma anche in allenamento, cioè lui gioca come gioca in allenamento. Non è che in allenamento vede un compagno e evita. Cioè lui mena pure a noi, quindi. Ormai l'abbiamo capito. Quindi dopo 2 o 3 giorni di tiro un po' mi innervosivo, perché dicevo, come entra? Speriamo che la domenica mena come mena in allenamento. Infatti mena come mena. Quando entra non ci cazziamo più perché lo fa, non lo fa apposta. È lui, e poi sa anche giocare a calcio, quindi. Sia uno che l'altro. Senti, il 3-4-3 sembra adattarsi un po' alle tue caratteristiche, cioè rispetto, avendoti visto sul 4-3-3 e avendoti visto adesso con questo, sembra maggiormente esaltare un po' il tuo modo di giocare, vero? Ma io penso che salta più che altro la fisionomia della squadra, la struttura proprio della squadra, perché, ripeto, l'ho detto anche prima, alzando 2 esterni veloci e che hanno una buona corsa anche a livello di fiato come D'Ossena e Mesto, arriviamo sempre al cross, e sabato si è visto anche, quindi arrivando sempre al cross creiamo sempre una superiorità numerica dopo la metà campo. E poi loro hanno la bravura e anche il fisico per poter tornare indietro e fare il quarto di difesa, o addirittura il quinto. Quindi per noi è un grosso vantaggio. E poi si è visto anche sabato che sia Totò, Fabio o Asa ritornavano e davano una mano. Quindi più corti siamo meglio. Quale può essere l'arma vincente per mercoledì nell'Udinese? Ma giocare con umiltà come abbiamo fatto queste due gare è con l'Inter, la parentesi Napoli neanche la metto perché ripeto noi non siamo quelli di Napoli, ci può stare che uno può perdere anche 10-0. La mentalità che abbiamo avuto nelle 3 partite tranne il Napoli è quella la vera Udinese, sia che vinca o che perda, l'importante è mettere tutto in campo, sia con la testa che col fisico. È quello che dobbiamo mettere, giocare come sappiamo noi e cercare di stare attenti perché il Genoa è una bella squadra. Secondo te il punto debole del Genoa qual è? Dove potete Ognuno ha il puntare un punto pochino? debole. Ieri ho visto, dobbiamo essere bravi a non sfruttare il possesso palla, perché come palleggiatori siamo più bravi di loro, secondo me. Loro, davanti al loro pubblico, dopo un derby, cercheranno di mettercela tutta per vincere. Sfrutteranno il fattore casa, il fattore campo, però noi dobbiamo essere bravi, come ha fatto a Torino, a Milano, di essere corti. L'importante è che siamo tutti compatti e ci aiutiamo uno con l'altro. Poi le giocate, come ha fatto Totò, devo fare Quagliarella, devo fare Asa, devo fare chiunque perché siamo bravi, quindi le azioni le faremo sicuro per andare in porta, però dobbiamo stare attenti anche alle loro ripartenze perché sono pure veloci con Conco, se non mi sbaglio, con Sculli e altri giocatori che sono di Baio, sono abbastanza rapidi, quindi dobbiamo stare attenti, guardinghi e sapere ripartire.
Pensi che il fattore stanchezza per voi, hai detto prima il giorno e mezzo in più, però insomma resta il fatto che Marino ha quasi fatto capire che giocherà la stessa squadra, può incidere o anzi è meglio, perché a livello di condizione si va verso il top. Ma penso che quando stai bene mentalmente puoi fare anche una partita al giorno. Certo, sei più stanco della partita precedente, un po' più stanco, però quando stai bene mentalmente è anche quel pizzico di euforia che fa bene, non tanta. Penso che... E poi siamo giovani, come ha detto anche me, siamo giovani, quindi possiamo reggere 90 minuti anche mercoledì. O quelli che scenderanno in campo sicuramente faranno bene a livello fisico, perché stiamo bene. Cioè non c'è, con tutto il rispetto che magari siamo appena come Maldini, che si deve gestire. Abbiamo 23 anni, abbiamo 24 anni, abbiamo fame di giocare, abbiamo fame di far bene, quindi più giochiamo meglio è. Poi deciderà sempre il mister quali uomini schierare, però noi siamo tutti pronti. Anche perché stiamo facendo bene e vogliamo continuare. Stiamo facendo bene, però dici, io ti dico, se non fosse per Di Natale, fosse in attacco, ci sarebbe qualche problema, vado controcorrente. Ma Di Natale fa parte dell'attacco. No, Di Natale, se stava a Real Madrid, forse noi dovevamo pensare di prendere uno come Di Natale, ma Di Natale ce l'abbiamo noi, ce lo godiamo e speriamo che continui così fino all'anno. Speriamo che si sblocca Fabio, si sblocca Chiesa, c'è Flore, c'è Pepe, c'è Paolucci. In attacco penso che problemi non ce ne abbiamo. Adesso sta bene Totò, spero che per noi è un giocatore importantissimo, sta rientrando Giampiero, rientrerà Obodo, quindi penso che la squadra c'è per far bene, domenica per domenica, ripeto. Godiamoci Totò, speriamo, ripeto, Fabio che si sblocca perché sta facendo un gran lavoro, Asa, Floro, tutti, cioè sono giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi squadra. Quanti punti potete fare tra Genoa, Parma e Atalanta? Genoa, Parma, Atalanta? Ho visto l'Atalanta è una bella squadra. Pensiamo a Genoa, perché ho visto anche il Parma col Milan, meritava di vincere la partita. Quindi quest'anno è dura. E pensare partita per partita per me, cioè, secondo me, è fondamentale, perché forse col Napoli abbiamo pensato un po' all'Inter. Prima partita, sai, io non c'ero, ripeto, però anch'io mentalmente in allenamento non ero tanto concentrato per la partita col Napoli. Cioè, volevo farla perché era la prima in casa, però mentalmente, sai, venivamo dal pareggio con l'Inter la prima e ci siamo un po' casati. Sono tornati con i piedi per terra, meno male che abbiamo avuto quelle due settimane di sosta per capire che noi siamo una squadra brava, giovane, però, ripeto, quando uno manca un po' di esperienza e prendi il primo gol, subisci il secondo e non stanno andando bene le cose, non è facile gestire la situazione. Quindi penso che dobbiamo essere solamente umili per pensare partita per partita e cercare di fare più punti possibili.